lettore sull'altra pista di decollo, la suite nuragica di Gavino Murgia dovrebbe partire. Eccola qua. I ritmi ancestrali e la tradizione contemporanea del mirabolante Gavino Murgia, suite nuragica, ovviamente colonna sonora del progetto di Silva Marras, la voce della musica, Don Giovanni Dore. Gavino Murgia, un abbraccio, sono molto contento di avere anche in qualche modo anche te a Brescia oggi. Un abbraccio, Gavino. Ciao, buongiorno a tutti, salve. Allora, innanzitutto ti faccio salutare da Silva Marras, che è un po' la protagonista della giornata. Silva, bentornata nei nostri studi. Ti ringrazio, saluto tutti e un particolare saluto a te, Gavino, sei un grande. Ciao, Silva, e veramente c'è anche il sindaco Livio. Ciao Gavino, come va? Buongiorno, come stai? Bene, bene, benissimo. Siamo divertiti, ci abbiamo goduto un po' delle tue musiche, dai. Bene, bene. Allora, Gavino, suite nuragica che in qualche modo testimonia la tua vicinanza, la tua ostinazione, insomma, nel riuscire a parlare a modo tuo di Tadasuni e del patrimonio di Don Dore, che poi ovviamente simboleggia un po' quello che è il tuo percorso artistico, insomma, la tua radicalità nella terra, ma la tua visione molto contemporanea della musica di tradizione, che te ne fa uno degli esponenti più interessanti da un punto di vista artistico e culturale della Sardegna. Gavino. Sì, niente, è stato anche, diciamo, veramente un grande piacere partecipare a quest'opera di Silva, che da subito ho considerato una grandissima intuizione, nel senso che effettivamente ha riempito un vuoto che mancava, e quindi rendere merito e omaggio, fare un omaggio di questo tipo a Don Dore, che
instancabilmente ha recuperato un patrimonio di congegni sonori, oltre che strumenti musicali, veramente di valore enorme, non solo per la Sardegna, ma io considero, ritengo per tutto, insomma, il Mediterraneo e il mondo, quindi, no? Il mondo antico, perlomeno il mondo conosciuto era il Mediterraneo, quindi il mondo che conosciamo meglio noi è quello. E niente, è stato un grandissimo lavoro quello che ha fatto Silva, è stato veramente un piacere anche per me partecipare a questo con un piccolo contributo, perché diciamo la cosa più importante ovviamente l'ha fatta lei. E niente, dentro quel brano lì, che un po' appunto già dal titolo si capisce, una suite di suoni, quindi una successione di suoni riarrangiato ovviamente partendo dalla tradizione, ma con uno spirito, come hai detto bene tu, contemporaneo. Ho riunito insomma tutti gli suoni, dalla Sardegna all'interno di questo brano, cercando di fare appunto una composizione che avesse un senso logico anche di progressione, no? Partendo proprio dalla cosa più arcaica, più ancestrale, fino ad arrivare poi a una chiusura che è quasi un tipico ballo. Ovviamente a parte una citazione che abbiamo appena sentito, fatta con la Laumedas, che di proprietà del maestro Lai, perché l'ha composta lui. Che saluto, se non sbaglio di comunque. Adesso te lo facciamo subito adesso arrivare. Livio, quando ascoltiamo la voce di Gavino, che mi ricorda il lavoro di Dondore, questa straordinaria modalità di rapportarsi a circostante, di essere consapevole e profondi conoscitori del territorio, di quello che gli sta intorno, Livio. Sicuramente un qualcosa che ci accomuna a tutti, un po' noi sardi, no? Ci accomuna a tutti, è un patrimonio comune che a seconda delle aree o delle zone o del modello culturale che così è molto diverso anche nelle varie parti della Sardegna, comunque ci accomuna, ci porta a una certa unione. E questa è la musica che tanti di noi condivide, tanti di noi interpreta in modo diverso. Uno di questi interpreti, uno di questi dei maggiori interpreti di questa musica, di questo modello, di questa eccetera, è Gavino. Io infatti non smetterò di fare i complimenti a lui, ringraziarti veramente per il contributo. Sì, ci hai dato una grandissima mano d'aiuto, hai contribuito in modo fattivo a questo lavoro nel ricordo di Dondore, perché insomma in un certo qual modo bisognava consegnare ai posteri il lavoro iniziato da lui, e che mi auguro che noi con grande passione, con grande riusciamo a conservare e a portare avanti. Allora, Silva, magari prima di lasciare spazio al maestro Lai, ovviamente ancora un commento da parte tua su questo lavoro con Gavino, il percorso di Don Giovanni d'Ore, poi questa mattinata che sta continuando in radio, poi andrà ovviamente a chiudersi magnificamente nella chiesa di San Lorenzo questa sera. Dai, una tua impressione, una tua emozione, la tua intensità di questa giornata. Allora, Gavino, oggi veramente si è gustato il sentimento, si è gustato l'emozione dell'assemblea che c'era. Veramente è stato un crescendo, sono partite le tue musiche, il filmato di Dondore, i discorsi, ecco, ho raccolto poi piccoli il discorso del sindaco, il discorso di Jerry, il discorso del maestro Lai, di tutte le persone che sono intervenute hanno emozionato e poi quando il maestro Lai ha suonato c'è stata l'esplosione di entusiasmo, e lo zio Luigi, come avevi detto tu, è magico, e poi la grande canzone No Poto Reposare, scusa se la pronuncio male, pur essendo sarda, dedicata a Dondore, dedicata ad Andrea Parodi, l'hanno cantata in sardo, però l'ha cantata in sardo una persona lombarda che si è difesa abbastanza bene, guarda, veramente la Melania è stata favolosa. Beh, ormai è patrimonio di tutti, mica solo di sardi, esatto, però guarda, c'è stata un'emozione. Io ti ringrazio ancora per avermi dato le tue musiche, che veramente in quel filmato ci stanno benissimo, perché raccolgono proprio tutto ciò che diceva Dondore. Grazie per il tuo articolo e per tutta la tua semplicità, la tua disponibilità. Grazie per avermi coinvolto, figurati. No, grazie a te, e un saluto e un bacio grosso. Grosso, grosso, grosso. Ciao, grazie, Gavino. Grazie.
Ringraziamo la Sardegna che in questo momento è completamente imbiancata dalla neve. Lo sappiamo, lo sappiamo. Invece i sardi ci hanno regalato il sole in queste ultime due giornate, quindi vi ringraziamo. Allora, ciao. Cambio subito di posto perché il maestro Lai ovviamente vuole salutarti. Eccolo qua. Allora, eccolo qua. Maestro. Baiso. Carissimo. Ascolta, ma sei qui il Baiso campidanese o nuorese? Perché hai fatto anche un po' il campidanese ultimamente. Nugorese. Ah, nugorese, allora non ho sbagliato. Beh, ti aspettavo qui, Gavino, pensavo di trovarti qui. C'è stato qualche imprevisto, perché avevo degli impegni qua e quindi non è stato possibile. Speriamo che ci sia una prossima occasione, magari a breve. Gavino, io ti aspetto, ti ho preparato quegli strumenti, ma non te li do, se non verrai te. No, arrivo. Perché se te le manderei per posta ti offenderesti, vero? Arrivo. Il problema è che ho paura che quando vengo lì poi non riesco più ad andarmene via. No, ti mando via se non riesci, Devo dire che c'è uno strano legame tra me e Gavino, nonostante non ci conosciamo personalmente, ma ci forniamo dallo stesso sardo Gabba di Nuoro, e lui mi ha fregato una bellissima camicia. È arrivato mezza giornata prima di me, insomma, per cui lo rimprovero anche di questo, ma soprattutto Gavino, così ci dici i tuoi ultimi progetti, così possiamo annunciare che magari tornerai, tra virgolette, anche telefonicamente ospite della Tele di Chi la Canta per parlare un po' in modo più approfondito di te. Io lo farò anche con Antonello Salis, perché sei, è il proprio caso di dirlo, suo compagno di viaggio in questo giornale di bordo, un lavoro bellissimo che è uscito da poco per Sard Music di Michele Palmas. Mentre i tuoi ultimi progetti, Gavino? E i miei ultimi progetti, diciamo che quello è uno degli ultimissimi. Adesso sto lavorando ad altre cose, prossimamente andrò in Germania per fare un disco vicino a Colonia, in uno studio straordinario che c'è in mezzo a un bosco, insieme al quintetto di Rabia Bukalil, un musicista con il quale ormai collaboro da circa 10 anni. E niente, poi sempre varie formazioni, varie collaborazioni. Insomma, si va avanti compatibilmente con quel periodo abbastanza difficile che viviamo, insomma, per la cultura. Io ovviamente, Gavino, ti auguro una buona navigazione a vista, magari, e buone rotte, buoni fondali da scoprire, e lo facciamo ovviamente con la magia del maestro Lai delle sue Leonidas, che dedica a te, a chi ci ascolta, a Don Doro, ovviamente, questo passaggio straordinario. Gavino, un abbraccio intanto. Saluto tutti, Silva, Livio, Zio Luigi, un abbraccio forte, ciao anche a te, Gerardo. Ciao Gavino, ti aspettiamo a Tadasuni. Ciao Gavino. Ok, ti teniamo in linea per farti ascoltare il brano, eccolo qua. Sì, grazie. Fantastico, Gavino! La consacrazione migliore che la Leonidas potessero avere attraverso il maestro Lai, la consacrazione più alta, ho detto stamattina in conferenza, Gavino! Sì, dunque rimango sempre senza parole quando ascolto De Luigi, perché è veramente uno dei musicisti più incredibili che abbia mai incontrato, veramente. Grazie, Gavino! Da quando ascolto la musica. È un musicista di una sensibilità, di una preparazione, di una serietà, di una professionalità veramente unica, a prescindere dal genere, nel senso che lui veramente si può paragonare a Rostropovich piuttosto che a Charlie Parker, uno dei più grandi virtuosi che abbia mai sentito, ma a prescindere dallo strumento proprio, in assoluto. E quindi a me onora la sua amicizia e il fatto di
Ce lo considero veramente uno dei miei grandi maestri. E noi è onore averlo qua con noi, che sta suonando qui negli studi di Radio Onda d'Urto. Ti vuole salutare il maestro? Avvicinati, Gavino, maestro, al microfono. Grazie Gavino, sei sempre grande. No, ricordati che ti aspetto, mi hai promesso una cosa. io ho mantenuto la promessa, adesso aspetto a te, capito? Va bene, Gavino. Grazie. Gavino, un abbraccio, buona fortuna. Grazie. Ciao Gavino, grazie. Un abbraccio forte, divertitevi. Grazie. Ci proviamo. Grazie Gavino, un abbraccio, ciao, a presto, grazie. Gavino Murgia, straordinario interprete della musica sarda, di tradizione contemporanea. Maestro, Lai, ancora ti do una battuta, poi ti lasciamo andare, anche un tuo ricordo di Don Giovanni d'oro, ovviamente è d'obbligo prima che tu lasci gli studi, maestro. Don Dore, guarda, Don Dore era un amico come me, Gavino. Noi con Don Dore abbiamo fatto diversi concerti. Siccome lui è molto abile, era abile a parlare e io a suonare, allora io ho detto: Don Dore, sono contento quando c'è lei, perché? Perché lei parla e io suono. Questa è la grande. Quindi abbiamo fatto applicare non solo in Sardegna, ma in continenti, anche all'estero. Siamo stati anche in Irlanda. Era veramente una. E poi è uno dei primi che ha iniziato a fare la ricerca degli strumenti popolari. Lui è venuto a casa mia parecchie volte, si è informato di tutto, è uno che... Poi ci sono anche subentrati altri, ma il suo grande lavoro, il primo lavoro l'ha iniziato lui, anche se ne parlano, mi dispiace, un po' poco, che citano magari altri nomi, che io non voglio dire adesso, però lui è il primo che ha iniziato a fare queste ricerche degli strumenti popolari.